Gardaland riapre ufficialmente i battenti e inaugura la stagione 2023, confermando la voglia di rinnovarsi e offrire esperienze sempre più sorprendenti. Colorati fuochi d'artificio hanno segnato l'apertura ufficiale di una nuova attrazione, Jumanji: The Labyrinth, nel cuore del parco, ispirata alla serie cinematografica Campione di incassi. D'impatto anche la Miniland di Legoland Water Park, che si espande e inaugura l'area Milano Moderna, una ricostruzione in scala 1:20 di 11 grattacieli più imponenti della metropoli, fedelmente riprodotti da esperti progettisti e costruttori con circa 400.000 colorati ed iconici mattoncini Lego, dalla simbolica Torre Velasca all'iconico grattacielo Pirelli, dalla colorata Torre Arcobaleno fino a Diamantone, il bosco verticale. Con oltre 3 milioni di presenze nel resort nel 2022, abbiamo raggiunto e superato i visitatori di prima della pandemia, dichiara l'amministratore delegato di Gardaland, Sabrina De Carvaio. Che previsioni avete? No, perché forse questa è la prima stagione completamente libera poi dalla pandemia. Sì, speriamo che facciamo i visitatori che abbiamo fatto ante della pandemia, che le persone vogliono vivere leisure time, scusate, ma speriamo che i visitatori vengano e E si vogliono divertano. si divertono, grazie. Senta, la questione, diciamo, dei dipendenti, no? Gardaland ha sempre naturalmente bisogno di molto personale. Quest'anno, voi, a che punto siete? Cioè, avete abbastanza, personale? Vi manca qualcuno? Sì, ancora cerchiamo personale perché abbiamo bisogno di più personale nell'estate. Ancora stiamo bene con il personale che abbiamo, ma in estate abbiamo bisogno di ancora 500, perché l'apertura del parco in estate sono più ore e adesso abbiamo bisogno di personale. E cerchiamo sempre di personale per la parte tecnica, che è la parte che abbiamo bisogno di personale per tutto l'anno. E è una parte che sempre cerchiamo. Chi verrà di più a Gardaland? Cosa vi aspettate? Che aumentino gli stranieri, che tornino più numerosi gli italiani? Sì, gli italiani già hanno tornato l'anno scorso, e questo anno speriamo che i turisti tornino in più alti numeri.